È evidente che Boomtown Rats non ascoltano Chiamate Roma 3131 perché il lunedì, che a loro non piace tanto, in realtà è il giorno delle canzoni travisate. È bello, qui è bellissimo. Il lunedì qui dentro è bellissimo. C'è chi non vede l'ora che arrivi il lunedì per ascoltarle, ma quelle arriveranno tra pochissimo. Invece qui, al 342-00-00-700, sono arrivati ulteriori messaggi relativi anche alla questione pollice o non pollice o educazione in generale nell'utilizzo del cellulare. Cara Veronica, c'è una persona che ha ragionissimo ed è Elena che ci scrive. Ci manda prima le emoji dello smile, che manda il bacio con il cuore e scrive il bacino. Ma chi te conosce? Sono d'accordo, ragione, sì, il bacino no. In effetti, sul pollice sì, il pollice lo fai a chiunque, il bacino. E bacino, sta a un mano, chi te conosce? Previ, non mandare i bacini, perché Io me li manderei pure, però voi non mi volete bene. No, voglio ricordare che Vic e Marisa sostengono che ci vorrebbe il 3 per me. Sì, perché io parlo, poi loro velocizzano per 2, ma è ancora lento. È ancora troppo lento. Ma non è vero, notata sta cosa con te. Sì. E quando facevo 2 trasmissioni e trasmettevo anche con loro la sera, ero un po' rallentato. Ma quella perché eri stanco, non è che eri rallentato. Lavoravi 12 ore, fai tu. Allora, il peggio è mia sorella che manda vocali per dire sì. Allora, pollicione giallo, dai. Il messaggio va a fare, un messaggio, devo ascoltarlo, è troppo lungo. Basta la notifica. Sì, che odio, sono d'accordo. Io e mia madre ci mandiamo vocali e anche se stiamo per vederci, quando ci vediamo, se non abbiamo finito di ascoltarli, li ascoltiamo insieme. Stiamo finendo in un brutto imbuto. Io sono obbligato a sentire i messaggi vocali lunghi perché se non li sento mi chiamano e poi passiamo dai 2 minuti di vocale ai 10 di chiamata, quindi a quel punto preferisco. Sì, a volte ci sono personaggi che è meglio sentirli per vocale perché per telefonata non li interrompi. Anche perché lì veramente puoi accelerarli, quindi stringi, quaglia. Allora, non sopporto quando gli over 60 rispondono con ok, ciao, va bene, ciao. Non capisci mai se sono incazzati, perché l'over 60 non ha questa cosa del. Vedi che servono le faccine? Le faccine servono. Gli emoticon servono, esattamente. Sì, devi accompagnarlo con un sorrisino. Ok, ciao. Allora, avete presente i gruppi Buongiornissimo, no? Oh mio Dio, certo, sì. C'è anche la versione WhatsApp. Dice, mia madre è stata tirata dentro un gruppo di ex colleghe di un posto dove lavorava anni fa. E non fanno altro che mandare immagini di buongiorno, buonasera e buonanotte. Quindi è la versione WhatsAppata il campanile della chiesa, cioè batte le praticamente. Sì. però condividono la loro esperienza. Non ci sta, è piegatura. Buongiorno trio, torneo di calcetto amatoriale, mio amico Fra giocava in porta. L'abbiamo trovato col cellulare in porta e la sigaretta. Durante la partita. Telefonava e fumava. Perché poi la telefonata chiama un po'. Certo. Dipende dall'interlocutore. L'arbitro, quando l'ha visto, l'ha subito ammonito per la presenza della brace. Ragazzi, una sigaretta in campo. Per quello, per il telefono. Certo. Ma gli abbiamo chiesto di lasciargli il cellulare. Tanto non è che con o senza. Fallo sfogare, no, poverino. Questa è Radio DJ e ripartiamo subito con Mahmood.